degli elementi costitutivi del progetto e della realizzazione del Museo Fellini e della riqualificazione di Piazza Malatesta è la presenza di questo velo d'acqua, di questo specchio d'acqua. Sono circa 900 metri quadrati di piazza pavimentata con un velo d'acqua di circa 5 centimetri e circa 500 ugelli. Questa isola ambientale, chiamiamola così, che funge sia da un punto di vista, come dire, estetico e architettonico, vuole rievocare l'antico fossato presente tra il Teatro Galli e Castel Sismondo, ma anche un elemento, come dire, di ambientale, di sostenibilità, perché rappresenta, come dire, un elemento di refrigerio e anche una nebulizzazione che, oltre a richiamare il film Amarcord di Fellini, funge proprio da elemento di benessere, di beneficio per chi visita la piazza. Ci troviamo nel suggestivo spazio del Bosco dei Nomi, all'interno di Piazza Malatesta, che è proprio diciamo un'isola ambientale che ha permesso di restituire circa 700 metri quadri, prima asfaltati e pavimentati, ora permeabili, quindi restituire superficie permeabile alla città di Rimini, al centro storico. È uno spazio molto suggestivo perché cerca di riportare in città, quindi in ambito urbano, atmosfere tipiche della campagna riminese. E lo fa soprattutto con il progetto botanico, inserendo delle specie autoctone o comunque naturalizzate che comunemente ritroviamo anche lungo i cigli della strada, lungo i fossi, e quindi ripropone delle specie che hanno anche un basso fabbisogno idrico e che quindi possono non solo restituire queste atmosfere, ma anche garantire un fabbisogno sia idrico che manutentivo diciamo minimo. Quindi l'idea era appunto di non solo rivolgere il progetto del verde a questa tipologia di attenzioni, ma anche coniugare atmosfere felliniane, atmosfere legate alla poetica di Tonino Guerra e riportarle nel centro storico. Questa geometria ben definita, che però ha un movimento, un dinamismo dato e ricreato dalle specie arbustive erbacee perenni, trova il suo fulcro nel platano centenario, che domina non solo la composizione vegetale, ma domina tutta la piazza. E durante la fase di realizzazione di questo spazio si è voluto appunto dare molto valore alla presenza di questo esemplare, così importante per il comune di Rimini, valorizzandolo e soprattutto diciamo garantendo nel tempo il suo stato morfofisiologico. Sono stati infatti introdotti degli accorgimenti tecnici, ad esempio dei tubi drenofessurati che sono stati posti durante gli scavi di copertura dell'apparato radicale lungo le radici per poi fuoriuscire nel corletto, quindi per garantire sempre uno scambio gassoso tra appunto la parte ipogea e la superficie esterna. Qui siamo nell'invaso del Ponte di Tiberio, una delle zone storicamente più importanti della città di Rimini. L'area è stata oggetto di un importante intervento di valorizzazione e riqualificazione in occasione del bimillenario del Ponte di Tiberio 2014-2021, oggetto di un finanziamento por FESR che ha consentito la valorizzazione dell'intero comparto. Partendo dalla viabilità, quindi dalla creazione di una pista ciclabile lungo Viale Tiberio che si collega col nord della città, a interventi nella zona a mare e a monte dello stesso ponte, con la riqualificazione dell'invaso che vedete alle mie spalle e con la rinaturalizzazione delle sponde, un progetto realizzato dall'architetto Maria Luisa Cipriani, e gli interventi a mare con la realizzazione di passerelle che hanno reso accessibile un'area e le banchine, un'area della città prima interdetta.
Questo intervento ha consentito di riconsegnare alla città un'area riqualificata e rivalorizzata, che è diventato un punto attrattore importante anche nel rapporto col Borgo San Giuliano e con la città stessa. Alle mie spalle vedete il Parco del Mare, questa infrastruttura verde che ha sostituito quello che prima era una strada con dei parcheggi, quindi un parco invece della strada e invece diciamo dell'asfalto e del cemento. È un grande progetto che l'amministrazione comunale ha pensato e ragionato nell'ambito dei lavori del piano strategico che ha prospettato la città ai prossimi 20 anni. Quello che all'inizio era solo un pensiero è diventata oggi una realtà. Attraverso tutta una serie diciamo, di interventi che l'amministrazione comunale è riuscita a far atterrare in questo luogo, perché è stata diciamo, brava a reperire fondi sia dalla regione, dal ministero, insomma da tutti quegli enti che hanno alla fine valutato questo progetto come un progetto diciamo, di interesse per la nostra comunità. Il progetto di fatto ha alcune peculiarità molto interessanti. La prima è che è uno spazio completamente libero, aperto, senza diciamo scalini, senza diciamo ostacoli, quindi ha un'altra diciamo accessibilità e inclusività. E secondariamente il progetto prevede un innalzamento della precedente quota del lungomare. La gran parte delle superfici del parco sono permeabili, non soltanto le aree verdi diciamo, che dominano un po' tutto il paesaggio, ma anche le superfici diciamo, pedonali e ciclabili sono permeabili. Diciamo che rinnova completamente il prodotto turistico da un lato, crea un paesaggio diciamo, nuovo per la nostra città e riqualifica un ambito che è veramente cruciale per il nostro territorio.